a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la torta diplomatica. Questa meraviglia è una torta di origini incerte, però si pensa che sia nata nel 400 dal cuoco del Duca di Parma, che l'abbia creata per Francesco Sforza. Diplomatica perché? Perché era dedicata ai diplomatici, che erano quelle persone che facevano una vita dura con i commerci internazionali. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per la prima base della nostra torta ci servirà della pasta sfoglia. Qui con noi abbiamo mezzo panetto. Per chi non avesse visto la nostra ricetta può guardare il video che apparirà ora in alto a destra. Per prima cosa abbiamo preso un foglio di carta da forno 40 x 35 cm, l'abbiamo spolverizzato di farina, ora ci mettiamo la nostra pasta sfoglia sopra, un altro pochino di farina e la iniziamo a stendere sopra il foglio di carta da forno finché non raggiungerà uno spessore di 3 mm. Abbiamo trasferito la nostra pasta sfoglia con tanto di carta da forno su una teglia girata al contrario, proprio come questa. Ora, aiutandoci con un coltello, togliamo l'eccesso di pasta sfoglia dai bordi. Ora cospargiamo la nostra pasta sfoglia di zucchero. Poi mettiamo un altro foglio di carta da forno sopra la nostra pasta sfoglia zuccherata. Ci mettiamo anche un'altra teglia girata al contrario e cuociamo tutto a forno normale, 190 gradi per 20-25 minuti, ossia fino alla doratura. Dopo 25 minuti di cottura possiamo tirare via la nostra teglia e la carta da forno. Poi lasciamo tutto a raffreddare così com'è. Ora ci occupiamo del pan di spagna e per esso ci serviranno 2 albumi, 2 tuorli, 60 g di zucchero semolato e 50 g di farina 00. Per prima cosa prendiamo una ciotola più capiente e ci versiamo dentro i bianchi. Iniziamo ad aggiungere lo zucchero poco alla volta e mescoliamo il tutto aiutandoci con le fruste elettriche a velocità media. Arrivati a questa consistenza possiamo mettere il nostro composto un attimino da parte. Prendiamo la ciotolina con i tuorli, li mescoliamo un po' aiutandoci con un frustino, proprio in questo modo, giusto qualche secondo. Prendiamo la nostra ciotola con gli albumi, aggiungiamo i tuorli e mescoliamo il tutto con movimenti lenti da sotto verso sopra aiutandoci con una spatolina, senza smontare le uova. Ora aggiungiamo la farina poco alla volta e continuiamo sempre a mescolare. Qui con noi abbiamo una teglia di 36 cm x 24 sulla quale abbiamo messo del burro e successivamente della carta da forno. Stiamo stendendo il nostro impasto, quando avremo finito lo cuociamo a forno normale 180 gradi per 10-12 minuti. Ecco come si presenta il nostro pan di spagna dopo 12 minuti di cottura. Ora lo lasciamo raffreddare e noi ci rivedremo dopo. Ora siamo arrivati al taglio delle nostre basi. Per prima cosa eliminiamo i bordi in modo da renderle regolari. Poi dalla pasta sfoglia dovremo ottenere due basi da 16 cm x 26, mentre dal pan di spagna una sola sempre da 16 cm x 26. Ed ecco qui i nostri tre pezzi divisi. Ora vediamo insieme gli ingredienti per la crema diplomatica, ossia 600 g di crema pasticcera. Per chi non avesse visto il nostro video può guardarsi il link che apparirà ora in alto a destra, 200 g di panna già zuccherata e 12 g di colla di pesce. Per prima cosa prendiamo una ciotolina, la riempiamo di acqua freddissima e ci lasciamo dentro la colla di pesce per 10 minuti. Dopo 10 minuti possiamo prendere la nostra colla di pesce, poi la mettiamo in un pentolino a sciogliersi a bagnomaria. Quando la nostra colla di pesce si sarà sciolta, la aggiungiamo alla crema pasticcera e mescoliamo il tutto energicamente, aiutandoci con un frustino.
Quando la nostra gelatina si sarà ben assorbita, iniziamo ad aggiungere la panna poco alla volta e continuiamo così finché non la finiamo tutta. Ora trasferiamo la nostra crema in una sac à poche. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra torta. Qui con noi abbiamo preso un piatto da portata, l'abbiamo sporcato con della crema pasticcera e poi ci abbiamo messo una prima base di sfoglia sopra. Ora ci mettiamo della crema pasticcera sopra. Ora possiamo aggiungere la base di pan di Spagna, spingiamo leggermente, poi la bagniamo un po' con della camomilla addolcita da un cucchiaino di miele. Se voi preferite utilizzare degli alcolici, come per esempio al kermes, va bene comunque. Successivamente la ricopriamo di crema. Ora mettiamo anche il secondo strato di sfoglia e abbiamo completato la nostra torta. Ora, così com'è, la mettiamo in frigo per 10 minuti. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta, ragazzi! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!